Buongiorno, bentornati alle foto di Greg, che sono le immagini che il nostro amico Gregorio Paltrinieri ha scelto per noi e ci ha chiesto anche di commentarle. Ciao Greg. Ciao, buongiorno. Ciao Andrea Staccioli che ci ha Ciao, seguito, che buongiorno. ha commentato con noi per tutte le 8 puntate precedenti. E l'ospite inatteso era lì per lì della nona puntata, ma che continua a essere con noi, è stato Andrea Masini. Ciao Andrea. Ecco, Ciao, buongiorno. io ho tirato fuori uno strumento del mestiere perché abbiamo parlato di fotografia fino adesso, ma di macchine non ne abbiamo vista manco una. Mi sono reso conto che questa macchina ha montato su questo obiettivo un filtro polarizzatore che serve per togliere i riflessi, specialmente dall'acqua, che non riesca a smontare, per cui la macchina adesso l'avete vista e la posso mettere via. Poi, se volete, parleremo del filtro polarizzatore, anche Il se... filtro sarà il mio prossimo acquisto, mi sa. Poi faremo un'altra lezione sui filtri. Va Va bene, d'accordo. Se ne bene. sono... In realtà i filtri da utilizzare sono un paio, perché tutti gli altri ormai sono effetti che si fanno più facilmente in post-produzione. Qui siamo a Windsor, se non sbaglio, Greg. È Sì, stata la prima volta che ci esattamente. siamo parlati un attimo di fotografia, vero? È vero, è vero, è stato il mio rito di iniziazione. Avevo fatto delle foto di merda quella volta, però diciamo che mi ero seduto di fianco a te e avevo provato a fare qualche foto. Senti, ma invece io so che Andrea Staccioli ha fatto un ritratto al tuo più acerrimo rivale. Andrea, una foto un po' particolare, vero? Beh, diciamo che è il ritratto più bello che io abbia fatto a Sun Yang. È stato un momento particolare perché eravamo tutti lì aspettando la sfida del mondiale. Non vedendo Sun Yang, ho detto, e adesso come li fotografo insieme? Quale può essere la rappresentazione di questo momento? La corsia vuota non riusciva a rendere l'idea, ho avuto il lampo di genio, ho detto dov'è che non si vede meglio? E qui non si vedeva bene, in effetti, su Greg, niente. raccontaci il momento di vuoto che hai sentito pure te. Questo è il ricordo più bello che ho di Sognang. No, scherzo. È stata, a dire la verità, una brutta sensazione. C'è stato un senso di smarrimento un po' tra tutti, forse tra voi anche nel vedere la cosa, ma anche in me. Diciamo, io erano anni che preparavo una gara, una sfida diretta con Sognang, e quello poteva essere il primo momento buono in cui eravamo quasi ad armi pari. E ce la giocavamo. Lui solo 2 giorni prima mi aveva battuto negli 800, ma di mezzo secondo, quindi nei 1500 presumibilmente ci sarebbe stata una sfida ad alto livello. E quindi tutta la mia gara era incentrata su di lui. Lui all'ultimo secondo non si è presentato senza nessun tipo di preavviso, e quindi mi sono ritrovato a fare una gara finale mondiale, tra l'altro, quindi già con tutte le aspettative, le responsabilità del caso, senza di lui. E sapendo che la potevo solo perdere, diciamo, in quell'occasione, perché mi sentivo più forte degli altri e l'unico che secondo me mi poteva battere era Sun in quell'occasione. Quindi non è sicuramente un buon modo di iniziare una gara, questo. E diciamo che la prima parte di gara è stata un po' falsata da queste emozioni che avevo. Poi a un certo punto mi sono detto basta pensare a cosa succederà, cosa diranno i giornali di te domani, se qualsiasi cosa succederà, concentrati veramente su quello che puoi fare, che puoi controllare, e quindi poi sono andato a migliorare. Però sicuramente uno dei ricordi che mi rimarrà più impressi della mia carriera sportiva. Senti, invece parlando dei tuoi ricordi personali, vogliamo dare un'occhiata alle foto che tu hai Vai. selezionato? Ci siamo, sono emozionato ma quasi spaventato da questa cosa, però Ma iniziamo, proviamo. infatti volevo chiedere ai due Andrea di essere senza pietà. Sì, vi voglio schietti, voglio che mi diciate cosa faccio, che errori faccio. E Ma diciamo. finalmente siamo arrivati al puntatone. Va Va bene, verrai fustigato per quello che hai fatto. bene, va bene. Allora, passerei a vedere direttamente le foto. Vai. Eccoci.
Allora, la prima foto ti dico io dov'è. E questa è Antelope Canyon in Arizona, giusto? Esattamente, è un posto in Arizona particolare, un canyon dove si formano dei giochi di luci incredibili che a occhio nudo sono visibili. Con la macchina fotografica probabilmente ho fatto 5.000 scatti quel giorno e uno mi è venuto abbastanza bene, che è questo, ma quasi involontariamente, quindi era una foto abbastanza difficile da fare e questa mi piace anche come colori, però veramente è difficile scattare lì dentro. Andiamo avanti. Questa è invece una foto che mi piace particolarmente per quanto ho rischiato a farla. C'era una processione, non so, di militari ed ero in Indonesia e praticamente mi sono fiondato davanti a loro per poi prendere una cazziata perché chiaramente stavano facendo esercitazioni, però è una foto che mi piace. E c'è molto rigore in questa foto, rigore loro, ma non mio perché la foto non è neanche centrata, però insomma... Mi piace, è una foto questa questo è legato. Veramente street photography, bravo Greg. Andiamo avanti, sempre in Estremo Oriente. Sì, sempre in Estremo Oriente, stessa vacanza, questa è una foto all'uscita di una scuola, era suonata la campanella, questi ragazzi stavano per andare a casa e ce n'erano alcuni fermi alla fermata dell'autobus e io mi ero focalizzato su di loro perché erano in fila, quasi scomposta, ma in fila. E quindi il focus era su di loro, ma intanto sono passate queste ragazzine in scooter che urlavano, facevano casino, quindi io le ho viste arrivare da lontano, mi sono preparato, e loro sono venute chiaramente sfocate, ma anche questa è una foto che mi piace personalmente. Cambiamo continente e torniamo in Europa, se non sbaglio. Sì, qua ero a uno skate park di Londra e qua ho provato un'altra tecnica che diciamo non sento ancora mia, però insomma mi piace sperimentare. Qua ho provato a tenere un'esposizione lunga, a seguire il soggetto mentre facevo la foto in modo da avere lui abbastanza fisso e tutto il resto un po' sfocato e questo è il risultato. So che Staccioli ne vuole parlare di queste due. Va bene, invece parliamo. Di questa vorrei parlare io, siamo sempre in Estremo Oriente, a occhio sì. Sì, siamo in Estremo Oriente, anche qua, diciamo, magari qua ero partito con una visione diversa, volevo farla a colori, perché quel giorno c'erano anche bei colori. Però poi mi sono reso conto che era venuta un po' bruciata dietro, era un po' sovraesposta per prendere anche, diciamo, il viso del bambino, perché c'erano ombre e cose. Quindi poi l'ho voluta trasformare in bianco e nero. Mi sembra comunque una bella foto, ma insomma l'ho dovuta aggiustare. Questo era un bambino di, penso, 12 anni che stava portando una barca dove eravamo sopra in 100 e la gestiva solo lui e ci portava da un isolotto all'altro. Quindi era anche un momento bello a cui insomma rimango legato e questa era la foto che avevo voluto fare. Quindi questa è la tua fase Salgado, diciamo. Questa è esattamente la mia fase Salgado, con le dovute, diciamo... Va bene, allora poi magari ne parlerò io. Questa è un'altra foto, invece in Croazia, quest'estate, questo è un mio amico che si è buttato dalla scogliera e diciamo era un bel paesaggio, era tramonto, c'era anche poca luce, quindi forse il sole stava veramente già andando giù, quindi c'era poca luce, io mi ero focalizzato un po' sul panorama e intanto in quel momento lui si è buttato, quindi lui è venuto vagamente sfocato. Ma è venuta una foto antica. Mi è venuta una foto antica che però, ti dico la verità, mi piace. Quindi io ve l'ho mandata apposta perché è una foto che mi piace. Questa è una foto, secondo me, molto più classica. Ho giocato, diciamo, sullo specchio che io avevo, ero abbastanza lontano dal mare, però davanti a me si era formata una conca con un po' d'acqua stagnata e faceva da specchio al sole che stava tramontando e in lontananza passavano dei ragazzini che giocavano con una palla, che qua non si vede la palla ma c'era anche la palla, e quindi ho sfruttato su questo specchio dell'acqua, ho scattato questa foto. Acqua e nuvole, perché è tutto che fa il contesto, insomma. Anche qui questa acqua e nuvole, però questa è una foto mediatica, direi. Sì, qua c'era la mia ragazza che stava facendo la foto alle sue scarpe con una lattina di Coca-Cola o birra, non so esattamente, ed eravamo seduti a un molo, e io stavo fotografando quello, ma diciamo sono passati i suoi capelli davanti all'inquadratura, quindi i capelli sono venuti sfocati, e mi piace questo contrasto di
tipo verde acqua dietro, arancione davanti, che sono i suoi capelli con il riflesso del sole, e poi la foto vera dietro, quindi noi seduti sul molo a guardare l'orizzonte. Senti, ma io vorrei sapere dai due, Andrea, quante persone conoscete, e adesso non voglio essere sessista, ma soprattutto donne che si fotografano i piedi? Perché io per esempio ne conosco diversi, c'è questo feticismo del piede, del selfie del piede, che è un po' particolare. No, io non ne conosco, anche perché non posso affermare di conoscere nessuna donna, perché mia moglie magari avrà accesso alle trasmissioni, quindi io donne non ne conosco assolutamente, non ne frequento, e quindi di conseguenza non ne conosco che si fotografano i piedi, non ne vedo neanche di piedi nudi di donna, quindi non invece Mato? No, io a dire la verità neppure. Quella foto che ha fatto la ragazza di Greg sicuramente si è ritrovata in un momento dove stava percependo una composizione, poi probabilmente da pubblicare sui social. Sì, sì. Però no, ora su due piedi... no, su un piede in questo caso. Su un piede su. Vabbè, andiamo avanti. Ah, questo è secondo me un grande classico. Era in costiera amalfitana, mi trovavo lì, ho voluto fotografare questa scogliera piena zeppa di case, però lasciando anche un po' di spiaggia, lasciando intravedere una scogliera, quindi. Sì, sarebbe una scogliera lì sotto, però invasa da ville, hotel e ristoranti. Ho voluto lasciare un po' di spiaggia nella parte bassa, con un po' di teste di turisti, però diciamo è il focus. Beh, anche perché far vedere dove eri, questo significa ambientare una foto, insomma. Sì, infatti si vede anche un goccio d'acqua lì nella parte sinistra, ma insomma questa è una foto che mi piace. Avevo messo un filtro in quella là di prima della costiera. Qua invece mi trovavo a Valencia, ogni tanto mi piace anche fotografare particolari dettagli di architettura. Ero al Museo della Scienza, che ha un'architettura particolare, quindi ci ho sparato un bianco e nero potente. È del tipico Calatrava questo, se non mi sbaglio. Esattamente, Calatrava, che ha fatto anche dei ponti, diciamo, nella mia zona, tra Reggio Emilia e Modena, sì. Quindi io conosco bene. Ha fatto anche la famigerata vela di Roma. Ha fatto varie cose, alcune compiute, altre incompiute, ma comunque sono sicuramente grandi opere. Sì, sono molto belle. E questo è sempre il mio amico, sempre in quella vacanza. Qua invece ho voluto mantenere i colori, perché è proprio la cosa che mi piace. Ho voluto dividere la foto a metà, dare una sorta di simmetria. Da una parte c'è il blu potente dell'acqua e dall'altra c'è il bianco, diciamo, grigio, sporco della scogliera che lui stava scalando. Tra l'altro una scogliera anche abbastanza ripida e difficile da scalare, ma lui ce l'ha fatta, e c'è lui in questo sforzo fisico dove si vedono tutti i muscoli. Mi sembrava un dio greco. Sì. E niente, anche questa mi piaceva come foto. Vabbè, torniamo un attimo sul gruppo di quattro, su noi che ci vediamo, mentre io torno indietro con le foto da farvi Vai. Vedere. Io non è piaggeria, la cosa che mi è piaciuta guardando e riguardando le foto di Greg in questi giorni, sia per quanto riguarda le foto che lui ha scelto dei grandi autori, sia per quanto riguarda poi le sue realizzazioni, mi piace lo sguardo moderno che ha sulla fotografia. E un punto di vista interessante, giovane come giovane lui, ma un modo di vedere le immagini estremamente moderno, estremamente attuale. Grazie. Mato, piacere, tu l'hai vista queste foto oggi per la prima volta? Sì, l'ho viste per la prima volta, sono tutte molto belle, e da come ne ha parlato Greg ho apprezzato il progetto che si era fatto in testa prima di scattarle, cioè nel senso mai banale, la foto del tramonto con i bambini che giocano a pallone, e aveva notato
dei dettagli con cui poi voleva costruire la foto che ha fatto. Anche questa che vediamo ora è praticamente un prototipo di street photography, se vogliamo, potrebbe anche essere definito un ossimoro fotografico, con gente che aspetta invece con gente in movimento. Magari queste ragazze poi sono passate mentre lui era concentrato su altro, ma poi il prodotto che ha portato a casa è sicuramente migliore questo. E quindi complimenti davvero. Bravo Greg, sei stato promosso. Invece so che Staccioli ci vuole parlare di questa foto, giusto? Sì, in realtà volevo parlare di un paio di foto che Greg, non so se me lo confermerà, sono state realizzate nella stessa situazione. Se abbiamo modo di passare velocemente all'altra, ecco. Sì. Diciamo, non mi voglio soffermare tanto sull'aspetto tecnico, che comunque non ha particolari osservazioni da fare. E volevo invece invitare Greg a una riflessione. Ovviamente, diciamo, è in qualche modo un cammino in progressione che dovrà fare lui. Lo invito a, per quanto riguarda le foto in bianco e nero, innanzitutto c'è da sottolineare un aspetto in queste due immagini, che sono tutte e due di grande impatto. Normalmente la foto in bianco e nero ha più facilità di arrivare alle persone, ma in questo caso, in questa situazione, forse la foto a colori è ancora più potente, ancora più espressiva. Adesso è molto più semplice, diciamo, riprendere una foto e trasformarla in bianco e nero in maniera successiva alla realizzazione. Però la cosa su cui volevo invitare Greg è anche a pensarla in bianco e nero, cioè a capire quando è una situazione in cui la foto in bianco e nero è più indicata. Poi questo non vuol dire che bisogna sempre necessariamente scegliere, però diciamo che il prodotto finale, ad esempio, se io volessi illustrare un mio lavoro sullo skate, non mescolerei due generi, nonostante siano tutte e due belle foto e tutte e due d'impatto. Se si vuole portare a compimento un lavoro in qualche modo organico, di scegliere una via e di cominciare a pensare le proprie immagini anche prima della realizzazione, quindi pensare questa foto magari mi viene meglio, la situazione è più bianco e nero e più colore. Ok, questo è un buon consiglio secondo me, perché io finora non le sto pensando veramente in bianco e nero. Quando le metto in bianco e nero sono delle volte per esigenze, perché mi rendo conto che forse il bianco e nero in quella situazione ci sta meglio, ma è sicuramente a posteriori. Oppure perché semplicemente per casualità le provo, come questa dello skate, non era pensata in bianco e nero e non c'erano errori probabilmente in quella a colori, sarebbe stata bene anche a colori, però mettendola in bianco e nero mi ero reso conto che ci poteva stare bene anche così, quindi faccio tutto a colori e poi alcune volte per errori o per diciamo fortuna provo a metterle in bianco e nero, mi piacciono di più, però proverò sicuramente a vederle in bianco e nero. Beh, senti, Greg, i due Andrea ti hanno ampiamente promosso. Io ti rimando per questa foto che adesso ci fanno vedere, nel senso che la tua fase Salgado, secondo me la foto che tu pensavi che potesse dare dei problemi, invece è esposta in maniera perfetta. Cioè, la lettura, in fondo la parte che era bruciata era uno sfondo che non conteneva praticamente niente, quindi anche se è bruciato in fondo un po' chi se ne frega, mentre la faccia del soggetto è leggibilissima, tra l'altro è impegnato a fare qualche cosa, quindi diciamo che dal punto di vista del fotoreportage di lavoro è eccellente. Ti rimando un attimo perché avrei cambiato un po' la composizione, cioè in termini, diciamo, della composizione classica, quando un soggetto guarda nella direzione di uno dei due bordi del fotogramma e lui sta guardando verso destra, si tende a mettere il soggetto sulla sinistra in maniera che gli si lasci più spazio
per dove guardare, quindi deve avere un senso un po' di distanza. È anche vero che, così come l'hai fatta te, però si capisce che siamo su una barca, perché si vede la prua della barca, quindi se tu non ce l'avessi messo, sarebbe stato comunque una bella foto, ma magari non possibile da localizzare, da ambientare. Quindi da una parte ti dico che se hai un soggetto che guarda da una parte, lasciagli più spazio davanti. Dall'altra parte, così invece ci hai raccontato che questa foto è fatta su una barca. Quindi tutto sommato, prima ti rimandavo, adesso ti promuovo. No, ma secondo me, guarda, anche guardando questa foto, io secondo me le ho fatte entrambe le foto che dici, e forse ho preferito questa, anche se delle volte mi trovo sempre con questo dubbio dove inquadrare, dove mettere il protagonista della foto, perché se lo metto al centro molte volte non mi piace la foto, quindi vorrei metterlo, diciamo, in posizioni non proprio centrali. Qua invece però, diciamo, c'era la prua della barca che mi dava un senso di non è proprio al centro, perché c'è anche la prua della barca di fianco, quindi forse l'ho preferita quella dove l'avevo messo tutto da una parte, si vedeva la corda che stava tirando, secondo me eravamo praticamente arrivati sull'isola e lui stava ormeggiando, cioè stava spostando sta barca con la corda, quindi avrebbe avuto senso anche l'altra probabilmente, e lui guardava il molo e in più prolungava la corda che stava tirando, quindi forse l'altra è veramente meglio. Nella scelta delle foto ti ho mandato questa perché secondo me, infatti, anche questa era buona, però insomma, ripensandoci, ha più senso l'altra. Allora, ha più senso l'altra che dà il senso del movimento di quello che sta facendo. Un attimo, cioè, tornando un attimo a quello che aveva detto Andrea Staccioli, se non sbaglio, addirittura nella prima puntata, lo stile è il tuo. Se tu sei attratto da quel tipo di foto più che da quella che diciamo rispetta più gli standard, va benissimo. Cioè, l'importante è che quello che esce fuori è il tuo stile. La cosa che ti invito a fare, di cui amo già parlare, Andrea ti ha invitato a pensare in bianco e nero, io ti invito a pensare in termini di composizione, di regola di composizione, tenendo presente sempre quello che Andrea aveva detto, mi pare fosse la stessa puntata, cioè conosci la composizione e poi rompi quelle regole in maniera deliberata. Certo. Va bene. Io c'ho un'ultima foto da volervi chiedere. Sì, ecco, arriva. Ecco, questa ce la racconti direttamente te, in parte ce l'ha già raccontata. Sì, in parte ve l'ho raccontata, ma forse, sai, delle volte le foto le fai tu e credi che siano belle foto e magari ti autoconvinci che siano belle foto, ma credo che, come in tutte le cose, anche un parere esterno ti aiuti a capire se sia veramente bella. A me, forse una delle mie preferite, tra tutte quelle che ho scattato, che mi immagino quasi, è una foto bella che vorrei quasi stampare, davvero, perché mi piace anche in quei termini, è una foto che secondo me fa, e quindi mi piace. È venuta anche sbagliata, non è quello che volevo fare, ma insomma, di fatto mi piace perché lui è abbastanza in movimento ed è sfocato, è ben a fuoco il mare dietro, è ben a fuoco lo sfondo, però mi dà un senso di completezza, quindi volevo anche sentire da voi. Sentiamo che dicono gli Andrei. Maso. Beh, è una foto, sono intervenuto io, ho rubato la scena a Maso. È una foto affascinante, è una foto senza tempo, una foto che oltre a fermare un attimo è difficile da collocare nel tempo. Anche perché il tuffo sembra degli anni 40, questo mio amico non è molto dotato. al di là dello stile, però comunque, appunto, dà un senso di sospeso, al di là, anche il momento, però è proprio la realizzazione finale che è affascinante. Maso? Sono d'accordo con quello che ha detto Staccio, con la definizione
senza tempo, perché pur essendo una foto del 2019, quindi attuale, mi riporta tanto indietro nel tempo, anni 60, anni 50, e anche un senso di libertà con le braccia aperte, il mare, la natura, quindi sì, la apprezzo davvero tanto anch'io. Chiudo io così. Devo dire che la prima volta che l'ho vista, perché me l'avevi già fatta vedere un'altra volta, ero rimasto un po' perplesso, perché ovviamente io ormai ho la deformazione di guardare le foto dal punto di vista tecnico per prima cosa. Ho imparato una cosa che vale per qualsiasi forma d'arte, non solo per la fotografia, che non è tanto la prima impressione quella che per quanto mi riguarda funziona, ma è chiudere gli occhi, riaprirli e vedere che cosa è che ti arriva in quel momento. Cioè è un po' un discorso di pulire una tavolozza e ripartire da capo. E la prima volta questa foto io subito ho detto vabbè, ma è sbagliata, che l'orizzonte è storto, è sottoesposta, è mossa, il fuoco è sullo sfondo invece che sul soggetto, per cui dal punto di vista strettamente tecnico l'avevo bocciata. Poi ho chiuso gli occhi, li ho riaperti, l'ho rivista e mi ha dato una sensazione di, non lo so, non vorrei ripetere quello che hanno detto loro, a parte il discorso del senza tempo, ma mi sembra veramente che sia la rappresentazione di un tuffo verso qualche cosa di poco conosciuto, un po' un viaggio, voglio dire, un po' un amore, una passione verso qualche cosa che bisogna andare a conoscere. Questa è la sensazione che mi dà in una seconda lettura. Guarda, ti posso dire che per quanto mi riguarda, diciamo, racchiudo tutto quello che ho detto anche nelle puntate, le mie due passioni in questo momento, per quanto riguarda anche la fotografia, ma in generale possono essere la street photography, perché trovo spunti interessanti, e per quanto sia magari una cosa nuova, originale, insomma, che sta andando negli ultimi tempi, a me piace molto, perché mi permette di sperimentarmi in cose veramente che mi interessano. L'altra cosa è il mare, quindi avevo messo in queste puntate fotografie di onde perché mi interessano e perché lo sento un po' come mio habitat, quindi quando sono al mare magari veramente cerco di metterci più carica, più emozione, più cose emotive, perché lo sento mio. Questa è una foto anche a me che piace, e seppur appunto ci siano degli errori, che non è orizzontale, non è, è sicuramente sfocata, però c'è questo tuffo che anch'io mi immagino qualcosa, un tuffo verso qualcosa, c'è un mare di sottofondo mosso anche, dove dopo io mi sono buttato, quindi mi richiama, ho fatto una nuotata incredibile, avrò fatto 10 km quel giorno in acqua, anche lì non voluti come la fotografia, ma semplicemente per tornare da dove ero partito, che non riuscivo a risalire sugli scogli, ho dovuto fare un giro incredibile. Quindi è una foto che mi ricorda tante cose e un momento divertente di quella vacanza, e quindi ci sono legato, e è semplicemente questo. Ok Greg, vorrei a questo punto, sempre riguardando un attimo le foto da lui fatte, eccole qua, torniamo indietro verso l'inizio, benissimo, e Greg ti devo ringraziare molto, perché è partita un po' da te questa richiesta di analizzare foto, però ci ha fatto piacere poterne parlare tutti quanti insieme. Ringrazio Andrea Masini, che ha partecipato a queste ultime due puntate. Grazie Maso, grazie a voi davvero. Un piccolo monumento lo dobbiamo fare Andrea Staccioli. Andrea, c'hai i 12 caffè pagati. Molto bene, la ricompensa che preferisco. Greg, ovviamente il ringraziamento maggiore va a te, perché ci hai riportato a vedere le foto, sia tue che nostre, che di grandi
fotografi un'altra volta e non fa mai male, perché nascono sempre delle nuove idee, dei nuovi spunti. Io vorrei chiedere una cosa: se per caso sai di tuoi colleghi che hanno questa passione per la fotografia, parliamone, perché magari potremmo coinvolgerli in puntate successive. Grazie ancora, Greg. Certo, grazie a voi, io vi ringrazio e cercherò di trovare dei discepoli vostri e nostri a cui piace la fotografia, e devo dire che per quel poco barra tanto di cui abbiamo parlato mi sono veramente interessato a quello che avete detto e ho imparato, quindi grazie, speriamo di rivederci presto. Bene, grazie ancora a tutti, vi ricordo che tutte le puntate sono nuove, le potete trovare sulla mia rubrica di nuoto.com che si chiama Poi me la mandi, e grazie ancora a tutti. Vorrei ringraziare qui dietro le quinte, so che non si fanno di solito queste cose, ma siccome non ci sono i titoli di coda, il nostro regista Marco Del Bianco, che si è prestato a registrare tutte quante queste puntate, e se apprezzerete quello che ci siamo raccontati, magari ne facciamo qualche d'un'altra. Grazie a tutti e ci vediamo, ci sentiamo, o se no ci vediamo a bordo vasca. Ciao. Ciao. Thank you.